Bene, amici del Vivati Tech Channel, eccoci qui in un nuovo video. È vero, ho lasciato trascorrere molto tempo dall'ultimo video, ma nel frattempo mi sono laureato in ingegneria e quindi niente, sono stato un po' assente, ma praticamente l'ultimo esame che ho dato è stato geotecnica e questa sera, vedendo questa situazione su questo muro di sostegno, dopo due giorni di precipitazioni molto intense, non dico di bomba d'acqua, ma veramente soprattutto in quest'ultima giornata e nella precedente è piovuto veramente tanto in maniera continua, quindi veramente di acqua se n'è accumulata, il terreno si è saturato, mi si è presentata la situazione di questo muro di sostegno e non ci avevo mai fatto caso prima di studiare questa materia che fossero presenti questi dreni e l'importantissima funzione che avessero. Infatti, come noi notiamo, questo appunto è un muro di sostegno, dietro vi è del terreno, non vi faccio vedere altro, ma appunto vi è del terreno dietro, noi notiamo che questi dreni sono completamente in funzione. Infatti noi notiamo il terreno dietro il dreno e qua questo può essere assunto come, diciamo, un dreno puntuale in una schematizzazione geotecnica. Noi vediamo il dreno in funzione, ma anche gli altri, esatto, vi illumino anche con la torcia perché è tarda sera, sono molto funzionanti. Infatti questa cosa è importantissima proprio perché riduce di molto le spinte che il muro in generale subisce. Infatti vi farò una schematizzazione probabilmente a calcio di questo video, ma si può vedere da tutti i trattati di geotecnica, è proprio una cosa anche banale, oserei dire, che gli sforzi e le spinte che vengono date sul muro in presenza di questi dreni sono molto minori. Questo perché è vero che il terreno alleggerito, quindi il terreno completamente saturo, fornisce una spinta minore, quindi in questo modo la spinta del terreno con la presenza dei dreni è leggermente maggiore, ma è anche vero che con i dreni, se noi andiamo a fare i calcoli sul dimensionamento di questi muri di sostegno, questo è un classico muro a gravità, non è armato che io sappia, ma penso, vedendolo così proprio no, è vero che quindi il terreno ha una spinta leggermente maggiore, ma è altresì vero che in questo caso non abbiamo tutta la componente di spinta dell'acqua, stiamo parlando in questo caso di componenti orizzontali o assunte pressoché orizzontali, quindi mancando tutta la componente di spinta dell'acqua, in realtà la spinta complessiva che il muro deve sopportare, alla quale deve opporre una reazione uguale contraria appunto, è nettamente minore. Quindi questi dreni sono molto importanti in questa posizione in particolare, perché questo muro, voi notate che fa una curva ed è posto nella sezione di valle di quello che diventa, non dico un torrente, ma comunque una zona di massima pendenza, e quindi dove va a incanalarsi l'acqua in condizioni di pioggia e di precipitazioni, probabilmente o avrebbe ceduto o sarebbe stato necessario dimensionarlo con molto più materiale proprio per far fronte a queste, alle spinte che ci sarebbero state se non avesse avuto questi dreni. Quindi questa cosa appunto l'ho studiata e mi faceva piacere condividerla con voi proprio perché finalmente ne vedo un esempio pratico. E quindi detto ciò, io vi do un arrivederci ai prossimi video. È in arrivo un video sulla legge di Stevino in idraulica, che se riesco a realizzare come voglio sarà molto carino. Io vi invito sempre ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace, a iscrivervi anche alla pagina Facebook per restare aggiornati su tutte le novità del canale. Un saluto a tutti e un arrivederci a un prossimo video.